Ok ragazzi, rieccoci qua, ho messo la sincronizzazione dei frame, quindi dovremmo Gli essere ospiti a del barone non devono posto. vedere una cosa simile. E senza, noi non vediamo un Oh accidente. cazzo, mi sono Ah, alzato, scusate. fanno così di continuo. Sai sistemarlo? Ti sembra un ingegnere. Eh no, non mi sembra Nessuno un nella ingegnere. servitù riesce a star dietro agli esperimenti di sua signoria. Ma senza le Comunque non luci mi ha non ci sarà sincronizzato i un frame, futuro non più so il luminoso. perché. Scusate un attimo, interrompo un attimo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qua, siamo su TIFF. Allora, prima di iniziare vi dico innanzitutto che la prima puntata, cioè questa, sarà diciamo una specie di diciamo, gameplay iniziale, no? Solo i primi 10 minuti di gioco, ecco. Per tutti quelli che magari vogliono solo vedere, cioè i primi 10 minuti per vedere un po' com'è il gioco, per iniziare un po' a vedere, diciamo, proprio com'è l'inizio di tutto, no? Però naturalmente per tutti quelli che poi vogliono continuare a seguire la serie lo, diciamo, lo finirò comunque, cercherò di, diciamo, di fare molte puntate anche se magari non tutti i giorni, magari alternerò un po' con altri giochi, però comunque lo continuerò. Allora andiamo subito a iniziare, vi dico anche un'altra cosa prima che diciamo che guardate il video. Non, io farò un walkthrough, cioè comunque vi farò vedere i video del gioco e tutto. Se questo dovesse darmi problemi su YouTube per contenuti terze parti, diciamo i video diciamo di solito provocano questo problema su YouTube di copyright, li cancellerò e diciamo, metterò una nota diciamo, tramite gli annulli. Le annotazioni di YouTube, quindi se vedete i video tagliati non è colpa mia, ma è colpa di YouTube che diciamo non me li fa mettere, ecco. Ok, iniziamo subito. Caricamento. Faccio partire il timer così faccio 10 minuti di gameplay giusti. Vi dico anche che sto registrando con un programma che si chiama Bandicam, perché sembra più leggero, quindi ho già provato un po' anche a registrare in 1080 e comunque registra senza scatti. Però naturalmente diciamo questa è più una prova che poi diciamo una prova finale, ecco. Dovrei anche aver già fatto qualche video ma non me ne ricordo. Comunque, questo è l'inizio, vi lascio Che al la video. città mi ha insegnato qualcosa è che tutto ha un prezzo. Segreti, reputazioni, vite e la fiducia. Se devi chiederla, non puoi permettertela. Ma immagino che tutto questo non conti se sei uno come me. Dopotutto, quando mai ho pagato per qualcosa? Ok, prologo, il colpo. Andiamo subito. Questo qua, come vedete, è a terra, ubriaco. Possiamo rubare quello che vogliamo. Allora, oh, che sensibilità di merda. Troppa Troppa luce. luce. Creiamo un po' di atmosfera. Creiamo un po' di atmosfera. Simpatico. Allora, vi dico subito che il primo pezzo l'ho già fatto, l'avevo già provato per vedere come girava, naturalmente. Ve l'avevo già detto che avevo provato. Possiamo aprire anche i cassetti, questo non lo sapevo. La prima volta l'ho provato un po' così alla veloce, quindi non sono stato lì tanto a. Tra l'altro non so ancora come funzionano i G, cioè se serviranno poi realmente a qualcosa o se è solo diciamo un contatore per vedere quanto sei ladro. Comunque diciamo lo scoprirò, come ho già detto in video, diciamo dove dicevo che avrei fatto questa serie. Se non sbaglio, l'avevo già detto, vabbè, comunque lo ripeto, è che non ho mai giocato un capitolo di questa saga. So che hanno fatto. Ah, tieni premuto, scusate, non l'avevo visto. So che hanno fatto. Se non sbaglio, tre ce n'erano prima di questo. Molto vecchi, naturalmente, infatti penso che i fan siano stati molto sorpresi di avere questo titolo. Quindi, no, come ho detto, non so niente di questo gioco. Vabbè, Thief vuol dire ladro, quindi penso che voglia dire questo, abbassiamoci. I momenti improvvisi spaventano gli uccelli, attirano l'attenzione di chiunque nei paraggi, quindi bisogna andare un po' piano senza Qualcuno ama toccare i volatili? le Io invece amo quel quadro. Diamogli un'occhiata da vicino. gabbie. Diamo un'occhiata. Per cercare i meccanismi nascosti. Era di qua. Cazzo, è cambiato! Adesso vi dico una cosa, la prima volta che ho giocato era qua il meccanismo, invece adesso è qua sotto. Non so se sia qualcosa che magari, boh, magari, non so, non me lo ricordo, però, cioè mi ricordo, l'ho giocato ieri, quindi. Allora, dobbiamo girare, ok.
Come vedete, secondo me è molto semplice come gioco. Non è semplice invece tutto il resto, cioè queste cose qui secondo me le hanno molto semplificate perché comunque il resto del gioco non è diciamo semplice come sembra. Naturalmente poi io ho anche diciamo messo in difficoltà normale, ecco. Beh, non a caso definiscono i tetti le vie dei ladri. Spero solo che non sia chi penso io. Vediamo cosa c'è qua dentro. Freccia. Allora, corda, tieni premuto osservo. Ma questo, ah ok, sì, sono abituato a mirare con LB e poi sparare con l'altro, quindi scusatemi un attimo. Allora, LT per saltare, come vedete LT salta, si arrampica, queste cose qua, anche le finestre per scavalcarle si preme LT, vedete anche adesso per saltare. Questo, Belle scarpe. ah, questo è un Puoi fare antoladro. più rumore la prossima volta? Come potevi sapere che ero io? Dal culo. Basso, ti ho detto che avremmo lavorato insieme, non è vero? Beh, sono qui. Tu che dici? Io dico che non sei cambiato. Meglio. Meglio, proprio come ai vecchi tempi. Ah già, tra l'altro non ho pensato che forse l'audio sarà un... Spero che non sia troppo basso per chi sta guardando. Comunque vabbè, adesso guarderò il video. Se è venuto basso la prossima puntata lo vedrete un po' più alto. Vedrò di trovare il giusto... diciamo il giusto volume. Ok, andiamo avanti veloce qua, tanto è tutto automatico. Basta che teniamo premuto. Brava, ce l'hai fatta. Ma sono troppo Hai scelto bravo. quella strada perché era rapida o perché era divertente? Tutte e due le cose? No. Forza, finiamo il lavoro per basso. Minchia, per basso, che nome. Gemma della luce. Gemma della luce nell'angolo in basso a sinistra dello schermo ti segnala quando sei nascosto nell'ombra. Quando sei nascosto nell'ombra, quando la gemma è nera è meno probabile che tu venga individuato. Ah ok, praticamente quella gemma qua che vedete lì a sinistra, quando sono Che nell'oscurità. ne dici di usarle quelle ombre lì Esatto. di raggio di luce? Davo solo un'occhiata. So che vuoi sempre andare tu per primo. Quando sono nell'oscurità è scura, quando sono alla luce si vede la luce, praticamente il sole, diciamo. Ok, possiamo uscire. Cosa c'è qua a terra che luccica? Grazie. Dovresti procurartene uno anche tu. Ci vediamo dall'altra parte. Non sarà quella la mia strada. Scarichiamo prima che finisca il giorno d'estate. Perché prima non brindare a un lavoro ben fatto? Non possiamo lasciare qui il carro. È festa. I ladruncoli saranno al lavoro sotto i tavoli delle taverne. E le guardie saranno Ok. fronze. Non Tra l'altro negoziano l'avevo moneta anche con i letto in una delle militari mie anche. news, che questo gioco si può finire senza uccidere nessuno. Non so se si può finire solo non uccidendo nessuno, oppure se diciamo è un'alternativa. Penso che sia un'alternativa, che comunque si possa uccidere, ma che diciamo si può anche evitare. Quindi lo rende un Chiara, gioco molto vieni. interessante perché effettivamente è una scelta, no? Invidioso Che di ladro vuoi vertice. essere? L'ho creato io. Quelli Brava. dell'arma ne saranno colpiti. Sentiranno che stiamo arrivando. Prima devono prendermi. Controlla bene tutta la zona. Non è Minchia. questione di guardarsi attorno, Ah, sì, Kenneth, ma di scusate. prendere il bottino. Rubi ancora, non è vero? Rubo da quando tu eri ancora in fasce. Scusate ragazzi, ho visto qualche scatto, ma è perché i frame sono andati a 120 e non si sa il perché sono così alti, vabbè. Devo mettere la sincronizzazione. La prossima puntata la metto tanto adesso, mancano 3 minuti e poi è finito. I primi 10 minuti di gioco sono finiti. Ok, andiamo avanti. Là Guarda un c'è po' lei. qua. Osserva. Tu e io a zonzo per la città. Perché avevamo smesso? C'è bisogno di chiederlo. No, penso che sia ovvio per tutti, perché se no rompi i coglioni. Per guardare attraverso la serratura? Quale serratura? Dov'è? Dov'è? Ah, qua. Ah Conviene tenere un profilo basso nei posti in cui non sono il benvenuto. no, tieni In premuto ultimo. X. Vabbè, scassiniamola, va, facciamo prima. Ok. Dai, l'ultima. Perfect. Ok, sì, la prossima volta tengo premuto X per guardare attraverso le serrature per vedere se c'è qualcuno dentro, penso. Apriamo il cassetto, c'è un cazzo.
difficile. Diario di un voyeur. Cazzo, si possono aprire tutti i cassetti. Oh, porca Eva. Assurdo. Allora, qua c'è ancora qualcosa. Niente che luccica, quindi possiamo andare. Se intendi farla per strada come un pezzente, almeno fallo al buio. Così ti vedono tutti. La birra dovrà pur uscire, cara. Questo è il dubbio. Purtroppo è vero. Sei solo tu a guardare. Ogni giorno mi ricordi di quanto sei insopportabile. Forza. Scassapalle, sei zitta, romper cazzo. Manco stesse cagando per strada. Allora, qua cosa c'è? C'è qualcosa dietro. No? Me l'ha fatto solo chiudere. Riapriamolo. Niente, possiamo solo chiudere e aprire, vabbè. Allora, vediamo se c'è qualcosa. Cassetti. Niente, armadio sicuramente ci sarà qualcosa. Esatto. Guardate che la prima volta che ho fatto questo gioco per, proprio 10 minuti, X sbircia. Ah, ok, no, niente, solo sbirciare qua, pensavo fosse un comando. Ok, ultimo video, ragazzi, poi abbiamo finito allora, i primi 10 minuti di gioco. Non è quanto rubi. Bravo. Quello che rubi. Bravo. Come lo rubi. Brava anche questo, è come lo rubi effettivamente. Questa pietra primeva che vuole basso pare si trovi nella sala delle cerimonie di Villa Northcrest. La casa del barone. Esatto. Che rompi balle questo. Preoccupato? Lo sono e dovresti esserlo anche tu. Sta tranquillo. Ci sono io con te. Secondo me questa fa una brutta fine. E poi dovremmo pure salvarla. No? Non ne pensate anche voi? Comunque, finito anche questo video. Infatti c'è il caricamento. Tra l'altro adesso metterò la sincronizzazione dei frame, perché sennò vedere gli sbalzi mi sta sui coglioni. Allora, caricamento adesso appena finisci di caricare. Ok, c'è un altro video, se ve lo faccio vedere, tanto così almeno ripartiamo subito dal gameplay. Danzante d'estate. Molte guardie significano molte spade. Esatto. Guardie e spade non vanno d'accordo. Io non ho mai avuto problemi con le spade. Magari te le metti io nel culo. Ok ragazzi, allora fermiamoci qua, questi sono i primi 10 minuti di gioco, spero vi siano piaciuti, adesso diciamo dopo il video vedrete anche il link per gli episodi precedenti, comunque se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, lasciate un like e ci vediamo con la prossima puntata, ciao a tutti!